sabato 5 e domenica 6 ottobre al Porte Aperte al deposito operativo rotabili storici di Squadra Rialzo Milano Centrale è stata registrata un'affluenza superiore a tutte le precedenti edizioni. Un vero e proprio successo per l'evento organizzato da Fondazione FS in collaborazione con le associazioni convenzionate con Fondazione FS Ferrovie Turistiche Italiane, Associazioni Rotabili Storici Milano Smistamento e Ale 883, che ha permesso a quasi 30.000 visitatori di trascorrere un'intera giornata nei luoghi dove le maestranze della Fondazione FS effettuano, oggi come in passato, la manutenzione alle vetture e alle centenarie locomotive delle Ferrovie dello Stato. Quest'anno ha fatto da cornice l'incontro con la delegazione delle Ferrovie Serbe, che nei giorni scorsi ha visitato il Museo di Pietrarsa e a Milano ha avuto modo di approfondire la conoscenza delle realtà della Fondazione FS, anche grazie all'incontro tra l'ingegner Cantamessa e Ivan Bulagic, direttore generale delle Ferrovie Serbe, cui è seguita una visita con le autorità alla Sala Reale di Milano Centrale, organizzata dal responsabile dei poli museali Oreste Orvitti. Le officine di Milano furono inaugurate nei pressi della stazione centrale nel 1931 e furono dotate di strumenti e macchinari di assoluta avanguardia per l'epoca. Questi impianti vengono ancora oggi chiamati rialzo in gergo ferroviario per indicare il sollevamento delle carrozze, necessario per le lavorazioni sui carrelli e sui dispositivi posti nella parte inferiore dei rotabili. Per tutti gli appassionati e i semplici curiosi sono stati due giorni di festa tra i rotabili che hanno fatto la storia delle Ferrovie dello Stato. Tante le iniziative previste durante i due giorni di apertura al pubblico. Mostre di cimeli, visite guidate a bordo dei rotabili, intrattenimento musicale con lo spettacolo In Carrozza e il circuito del vapore vivo del gruppo 835 con lo show delle locomotive realmente funzionanti a vapore. Particolarmente apprezzate le visite all'ETR 252 Arlecchino e al treno reale, poi presidenziale, con code interminabili di visitatori per scoprirne le bellezze. Inoltre è stato possibile pranzare a bordo delle lussuose carrozze ristorante del Trans Europe Express e sulle carrozze ristorante Grand Comfort riportate da Fondazione FS ai fasti dell'epoca.
Il Porte Aperte al Dors è stata anche l'occasione per assistere alla presentazione del libro di Fulvio Massa, Dai Rapidi alle Frecce, il nuovo prodotto editoriale della 2G, nato da un colloquio informale tra l'ingegnere Cantamessa e l'autore, poco dopo l'apertura della nuova redazione nella stazione di Abano Terme. Quello che dice l'ingegner Massa è assolutamente vero, perché questo volume colma un vuoto, e cioè una sintesi del meglio della tradizione ingegneristica dell'allora Servizio Materiale e Frazione di Firenze Spartaco Lavagnini, unita al design. Servizio Materiale e Trazione del dopoguerra, Fiat Ferroviaria prima, ma l'ingegner Massa ha detto una cosa che io condivido molto: mancava questa carrellata di bellezza incredibile dei mezzi leggeri. Per tutta la 2 giorni di manifestazione, Fondazione FS ha messo a disposizione dei visitatori dei bus storici, organizzati in collaborazione con l'associazione Storic Bus. I transfer hanno coperto il percorso tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Allambrate e le officine di Viale Monza 113. Evento di festa, un open day che avvicina il mondo dei treni ai cittadini e fa scoprire il fascino dei convogli storici che, grazie alla collaborazione tra Fondazione FS e Regione Lombardia, tornano a vivere e far viaggiare migliaia di lombardi alla scoperta delle bellezze dei nostri territori. Così Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, è intervenuto alla giornata inaugurale. Un autentico viaggio nel tempo che sta ottenendo un grande successo, ha aggiunto Lucente. Quest'anno abbiamo organizzato ben 20 treni storici in tutta la Lombardia, dal Sebino Express all'Ario Express, dal Laveno Express al Lomellina Express, dal Besanino Express al Milano Chiavenna, senza dimenticare il Milano Desenzano e 2 viaggi da Milano a Genova con l'ETR 252 Arlecchino, con il secondo in programma il prossimo 3 novembre. Prevista infine una circolazione tra Milano e Cremona per domenica 17 novembre in occasione della Festa del Torrone. Treni che fanno registrare sempre il tutto esaurito, per scoprire un modo di viaggiare diverso e affascinante. Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro. Di questo budget, circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione FS.